Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei parlarvi di un argomento che ultimamente se ne sta parlando da settimane, anzi da mesi, che si tratta della maggiore sicurezza all'interno dell'amata Villa San Giuseppe. Mi spiego perché parlo di questo argomento. Innanzitutto iniziamo dicendo che negli ultimi mesi, già all'inizio anno, anzi addirittura già dall'anno scorso, c'è questo famoso ladruncolo che ogni tanto fa la comparsa all'interno e all'esterno, ovvero nel cortile dell'amata Villa San Giuseppe. C'è appunto questo famoso ladruncolo che aggira in collegio tentando di entrare nelle stanze degli ospiti che vivono lì all'interno del collegio. È successo appunto già dall'anno scorso, aprile del 2017, dove ha tentato di entrare nella stanza di Luigi Pirisi. Il ragazzo stava fino all'anno scorso appunto in collegio e quest'anno non sta più qui. E comunque ha tentato di entrare nella stanza di Luigi Pirisi nell'aprile 2017, tentando di fregare, non so, qualche oggetto importante o computer, portafoglio, non so. Comunque ha tentato di entrare lì a rubare qualcosa. Poi ha fatto la comparsa nel luglio del 2017, entrando dal cancello di sotto, non so se è entrato in qualche stanza o se girava solo all'interno del cortile, all'esterno del cortile, non lo so. Poi è successo nell'ottobre del 2017, dove ha praticamente ha scavalcato in terrazzino ed è entrato nel primo piano, in una stanza del primo piano, nella camera di Giuseppe Marletta, fregandogli il portafoglio. Aveva lasciato la finestra aperta, il ladro è entrato da lì e ha rubato il portafoglio a Giuseppe Marletta. Poi ha fatto la comparsa il 21 dicembre del 2017, tentando addirittura di entrare nella stanza del direttore, so che poi se ne è accorto, non so, lui o qualcun altro se ne è accorto e se n'è andato, però ha tentato addirittura di entrare nella stanza del direttore a fregargli qualche oggetto importante al solito. Poi ha fatto la ricomparsa a gennaio, praticamente un mese fa, dove ha scavalcato il terrazzino, è entrato nella stanza di Angelo Rubino, dove gli ha rubato il computer, addirittura il computer gli ha rubato. E ha lasciato praticamente anche lui la finestra aperta, il ladro è andato da lì e gli ha rubato il computer. Cioè, una roba veramente incredibile. È dall'anno scorso che questo cazzo di ladro si aggira nell'amata Villa San Giuseppe. E questa cosa sinceramente ha rotto i coglioni sia a me che a tutti gli altri ospiti che vivono qui all'interno del collegio. Quindi, detto questo, la mia opinione, cosa che sinceramente anche la maggior parte dei bei amici, delle belle amiche dell'amata Villa San Giuseppe sono molto d'accordo, ovvero sarebbe questa la mia idea. Anzi, la mia proposta, ecco, è questa: che ognuno di noi abbia un badge, così la porta d'ingresso rimane chiusa, in cancello idem, così noi, ognuno di noi, col badge può entrare e uscire in qualsiasi momento. Secondo me questa sarebbe la mia proposta di sicurezza all'interno dell'amata Villa San Giuseppe. E secondo me, come proposta di sicurezza,
Non è male, secondo me è una bella idea. Bisogna vedere se quel cazzo di direttore gli entra in testa, perché purtroppo quello non ragiona tanto. Però secondo me l'idea che ognuno di noi abbia un badge per entrare e uscire in qualsiasi momento è una bella idea, perché secondo me ci sarebbe tanta sicurezza, maggiore sicurezza e più tranquillità, secondo me. Vedremo se questa proposta arriverà, gli entrerà nella testa al direttore. Detto questo, vi saluto dicendo soprattutto che tutti i bei amici e le belle amiche dell'amata Villa San Giuseppe vogliono soprattutto lo chef stellato Giuseppe Mutsupappa, che lavori nella cucina dell'amata Villa San Giuseppe. Tutti lo vogliono, compreso me. Detto questo, buona giornata a tutti. Ciao.